anche tu puoi fare la differenza. La formazione salva la vita. A percorrere la strada comunale in località Madonna Ponte, dopo un'abbondante pioggia, sembra di fare un chilometro di rally della Finlandia. Buche, fango, strada dissestata e pozzanghere che sembrano stagni. Un calvario che si ripete tutti gli inverni e più volte al giorno per le oltre 30 famiglie che qui risiedono e che da più di 2 anni chiedono un intervento risolutivo del comune per rendere questa strada decente. Nemmeno andare a buttare la spazzatura di sera è un'operazione sicura. Tutte le volte che piove qui è una disperazione con questi cassonetti. Ieri sera buttavo le immondizie di notte e sono riparato dietro i cassoni, mi è passata una macchina, per poco mi fa il bagno. Tutte le volte che piove così, la strada non ti dico niente per andare verso il canile. E anche dall'inizio quassù dove c'è il centro, diciamo, dove sono tutte le case, appena entri da via Papiria, dopo la curva è un disastro. Oltre ad essere lavati dalla testa ai piedi, si rischia anche l'incolumità personale, dato che per evitare le pozzanghere d'acqua si sta in mezzo alla carreggiata. Si sentono inascoltati e lasciati a loro stessi i residenti che abbiamo contattato e che chiedono che questa situazione sia presto sanata dal comune. Sono talmente tanti anni che questo stato perdura che ormai la stretta carreggiata è ridotta ad un unico dosso, formato da 2 solchi profondi scavati dal passaggio delle auto e dei mezzi pesanti, che in alcuni punti la sottoscocca dell'auto tocca pesantemente, a meno di strane manovre con lo sterzo. Più che a schiena d'asino, possiamo dire che questa strada è a schiena di dromedario. Anche tu puoi fare la differenza. La formazione salva la vita.